Icon Palestre a Montesilvano e il nuovissimo centro fitness in via Ruffilli 1. Icon Palestre è aperto 7 giorni su 7. Con Icon Palestre avrai tutto il fitness che vuoi da soli 19,90 euro al mese. Hawaii, viaggi e vacanze di Anna Bruna Gianzante, via Gabriele D'Annunzio 70, Villa Nova di Cepagatti, Pescara. Così, quest'occhio sulle altre celebrazioni di dicembre, un'altra bellissima, si chiama Kwanzaa, non so se avete mai sentito parlare. Kwanzaa è una celebrazione dell'identità africana. Questa festività ha radici nei villaggi dell'Africa e si è estesa negli USA solo nel 1966 ad opera di un professore, dottor Mulana Karenga, docente di studi e cultura dell'Africa in California State University, che ne fece una filosofia basata su 7 precetti del Kaivaida, parola swahili che significa comune. E sono questi 7 precetti, sono molto belli. Sono l'autodeterminazione, comunità e famiglia come vocazione, fede nei cuori delle persone, vittoria dei principi, creatività, solidarietà, lavoro di gruppo, responsabilità e dividere i profitti delle proprie attività e lavoro con la comunità. Si festeggia dal 26 dicembre al 1 gennaio, celebra il raccolto e costituisce la più grande esternazione dell'identità africana. Un'usanza di questa festa è quella di chiedere a un altro, sentite che bello, a un'altra persona si chiede in quei giorni, Abanigani, ovvero come stai? Cioè chiedere ogni giorno a una persona, Abanigani, proviamoci pure noi, magari è una cosa che ci fa sentire meglio, no? Come stai? Ci informiamo degli altri in questi periodi in cui tutti pensano un po' solo a se stessi. E la famiglia a Natale, tutte le famiglie preparano l'albero e il kinara, accendono delle candele di diverso colore. Ecco qua il simbolo. 3 candele rosse per ricordare il sangue dell'Africa, 3 nere per la gente dell'Africa e 3 verdi la promessa alla terra per il futuro. Altri simboli rituali sono il grano, l'avena, la coppa della comunità per ringraziare gli antenati e i doni della terra. Si scambiano prodotti agricoli poi come regalo, una melanzana, una cosa di mais. La danza è fondamentale durante questo periodo ed è un elemento culturale importante che evoca lo spirito dell'Africa. È una festa della famiglia. Oggi in USA si consuma un menù afroamericano composto da patate dolci, arachidi e una radice che si chiama yams, il mais, insomma i prodotti della terra. Adesso ascoltiamo invece la professoressa Nicoletta Camilla Travaglini che ci parla dei folletti e del Natale, bellissimo.